Eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Pokémon Diamante Splendente. Abbiamo sconfitto qui nello scorso episodio il primo capo palestra, ovvero Pedro, e siamo qui a Mineropoli. Ora torniamo un momentino a Giubilopoli, perché se non ricordo male dovevamo tornare indietro. Ecco appunto. Wow, Kirito, ti sei preso la medaglia, La prossima volta, la prossima si può conquistare a Evopoli, giusto? Per quello sono andato al percorso 207, ma per passare serve una bicicletta. Comunque, ho allenato la mia squadra, ora è molto più forte. Allora, io ritorno a Giubilopoli. Il prossimo obiettivo, la medaglia della palestra di Evopoli. 10 secondi al lancio. 9. Bah, chi ha tempo per un conto alla rovescia? Ok, allora, io se non ricordo male dovrei avere i Pokémon ancora a terra. Aspetta, fammeli andare a curare, perché dopo la palestra mi sa che ancora non li ho curati. Per sicurezza è meglio curarli. Ok. Ora, come diceva appunto il nostro rivale Ginko, allora andiamo a Giubilopoli e, se non ricordo male, come appunto dicevo, dovrebbe essersi sbloccata una certa zona. Ora, ok, Geodude se n'è andato. Ok, siamo al percorso 203. L'allenatrice, ma questa prima non ci voleva sfidare l'altra volta. Vabbè, ho ottenuto la medaglia stupenda dal capo palestra di Mineropoli. Bene, allenatrice. Due Pokémon, Simona, teenager. Starly. Io giustamente c'ho Shinx sotto, però vabbè. Vabbè, Chimchar, farlo arrosto, va. Bracere. Tanto di livello 5. Boom. Ciao. Criche cozzola al 10. Grosso modo ce li ho ben messi, Bidoof. Anzi dai, mandiamo Macho. Bidoof. Colpo basso. Giustamente lui è un tipo normale, gli ho mandato un tipo lotta. Ok. Oh no, ho perso, la. Dammi i soldi. Tutti i soldi, soldi. Cricket si sta evolvendo? La prima evoluzione, regà. Oh, attenzione. Subito si evolve. Occhio. Cricket-chun. Gli sono solo spuntati i baffi ed è diventato leggermente più alto, Taglio furia. Ok, prima evoluzione. E ce ne torniamo giù. Eccoci qua, a Giubilopoli. Eccoci qua, allora. Se non erro, lì ancora non si può andare, ma dobbiamo andare qua. Esatto. Ah, Kirito, un tempismo perfetto, come sempre. Queste canaglie fanno dei discorsi assurdi, le loro parole non mi vanno giù. Insegnali le buone maniere, ti prego. Oh, professore Pokémon, non faccia tanto il difficile. Da uomo d'affari a uomo d'affari, ci consegni i risultati delle sue ricerche. In cambio, le promettiamo che la lasceremo in pace. Le promettiamo che lasceremo in pace la sua assistente. Kirito! Lottiamo insieme e diamo una bella lezione a questi delinquenti.
la nostra prima lotta in doppio, nonché era la novità appunto di Diamante e Perla ai tempi. Turtwig e Chimchar contro Rumple e Zubat. Allora, io dico di fare braciere su Rumple, essendo un tipo coleottero. E infatti va giù. Olle. Sgomento su Turtwig. Tentenne non può agire, attenzione! Vai, bracciare su Zubat! Super suono, Turtwig evita l'attacco, Turtwig usa azione! Ottimo! Olè, Machop sale al... no, Starry sale al 14 e Geodude al 12. Geodude dovrebbe imparare rafforzatore. No. Ma com'è possibile? Da quando in qua perdiamo contro i bambini noi due? Niente da fare. È ora di ritirarsi. Questa missione è un fallimento. Grazie. Oh? Starly si sta evolvendo. Oh, oh, che bello. Due evoluzioni in un video, ragazzi. Staravia. Congratulazioni, Starly si è evoluto in Staravia. Non abbiamo scelta per ora ci ritiriamo. Il Team Galassia sarà clemente questa volta. Quei manigoldi hanno anche un nome? Come hanno detto? Team Galassia? È vero che quando si evolvono i Pokémon sprigionano dell'energia? Ma è un'energia misteriosa che noi esseri umani non possiamo controllare. Pare che il Team Galassia la voglia sfruttare per qualche bieco fine. Comunque, ben fatto Kirito, sei davvero abile nella lotta. Guardando voi allenatori lottare fianco a fianco coi Pokémon, beh, mi rendo conto di aver fatto bene ad affidarvi il Pokédex. Lo sapevi Kirito? Il professore studia anche l'evoluzione dei Pokémon. Secondo le sue ricerche, circa il 90% delle specie dei Pokémon è legato in qualche modo al fenomeno dell'evoluzione. Ci devono essere Pokémon che si evolvono in modo del tutto inaspettato. Il nostro aiuto è prezioso, Kirito. Dobbiamo continuare a riempire il Pokédex per aiutare il professore con le sue ricerche. Cosa? Come ci sei riuscito? Sei un vero portento! Quei ragazzi si davano tante arie, ma tu li hai polverizzati. Mi hai fatto tirare un sospiro di sollievo. Io mi chiamo Bebe e gestisco i PC a Cuoripoli, una città che si trova più avanti. Per ringraziarti di questo bello spettacolo, farò in modo che tu possa accedere ai box Pokémon, da qualsiasi luogo in cui ti trovi. E poi ti regalo anche queste capsule. Ora puoi usare la funzione Decorable. Con il Decorable puoi decorare le capsule attaccandoci dei bolli. E poi puoi assegnare alle Pokéball dei tuoi Pokémon preferiti. Vedrai che effetti quando le lanci. Applicando i bolli puoi avere dei vantaggi anche su nelle super gare show. Gli spettacoli che fanno a Cuoripoli, la città dove sto io. Insomma, ti consiglio di raccoglierne più che puoi. Ci vediamo! Ok, allora, poi, ora. Adesso che abbiamo fatto sta cosa, se non ricordo male adesso... Ecco, appunto, ora...
qua alla Giubilo TV possiamo sbloccare, ragazzi, il dono segreto, ovvero la possibilità di ottenere degli oggetti particolari in scadenza o comunque a breve termine. Non dobbiamo far altro che arrivare al secondo piano, questo è il primo. Eccolo qua, arrivare qua e parlare con questi signori qui. Ora non mi ricordo se è questo o la ragazza, però mi sembra che sia questo. Ciao, come te la passi? Io sono un produttore televisivo. Al momento sto valutando quali programmi realizzare in futuro e sono in cerca di pareri. Hai voglia di darmi una mano? Certo. Grazie mille. Si tratta di un cosiddetto sondaggio d'opinione. Beh, andiamo subito al dunque. C'è un programma che ti piace in particolare? Allora, qua ci chiede queste opzioni. Per sbloccare il dono segreto dobbiamo appunto fare questa. Chiunque felice Wi-Fi connection. Se conosci queste parole vuol dire che sei proprio un intenditore. Tu sei un allenatore, no? Sai cosa? Parlerò io con le persone giuste e farò in modo che tu possa ricevere dei regali. E ora, se noi schiacciamo il tasto Start, ok, o comunque la X, abbiamo sbloccato, come vedete, il dono segreto. Ora vediamo se mi capita qualcosa. Allora, devo fare un attimo un taglio e poi ci rivediamo. Allora, facciamo così, dono segreto. Tramite internet. Vediamo un po'. Collegamento a internet riuscito. Salvataggio in corso, che è salvato il gioco. Collegamento a internet stabilito. Ok. Seleziona un... Ok, possiamo scegliere il dono di Manafi o il dono dei vestiti. Io scelgo il dono di Manafi. E abbiamo l'uovo di Manafi, eccolo lì. Controlla i box. Vabbè, a questo punto prendo anche i vestiti. Look platino. Ok. Ora che abbiamo ottenuto i vari doni segreti, non ci resta che andare giù di qua. Ok, andare un attimo al centro Pokémon, che è qua sotto. Farà salvataggio in corso. Ok, andiamo qua al PC. Accesso al PC. A quale PC vuoi accedere? Al PC di Bebe. Ed ecco qua l'uovo. Sposto e lo metto al posto di allora vediamo un po' se facciamo il nostro. Ok, a posto. Quindi per andare ad Evopoli dobbiamo andare su. Olè, allenatori. Poi ci salutiamo quando arriviamo lì, in caso. Teenager Sandrina Bidoof. Lotta super efficace, vai, cresci pugno. Non l'ha shottato, riccio scudo.
Bidoof aumenta la difesa e noi facciamo graffio. Hai sconfitto Teenager. No, no, avrei dovuto starmene zitta. Hai voluto sfidarmi e questo è il prezzo da pagare. Allora, però, per quella ball, come cavolo... Ah, ok, qua. Antiparalisi. Pokémon. Badiou! Un Badiou selvatico. E questo a noi ci manca. Allora, Chimchar, tu sei troppo forte per questo, per cui fai un graffio, per favore. Facciamo abbracciare e lo sciottiamo, quindi... Cos'è che avevo detto? Lo sciottavo? L'ho sciottato lo stesso anche con graffio. Vabbè. Pazienza. Dun dun dun. Vincerò coi Pokémon che mi ha dato mio papà. Convinto, ragazzino. Due? Magikarp! Finché fa solo splash. Vai, cresci pugno! Ecco, splash, appunto. Cos'è che volevi fare tu? Vincere? Ma per favore. Ecco, Chimchar è salito al 14. Starly, cambia Pokémon. Shinx. Tuono shock. Ops. Voglio vincere con i Pokémon che mi ha dato il mio papà, diceva. Chimchar si sta evolvendo. Tre evoluzioni in un video? Monferno! Monferno vorrebbe un pugno rapido. Togli graffio. Ma subito un altro Pokémon così. Badiou, ancora? Sì, però cavolo, se mi capita così basso livello. 4. Io provo già a catturarlo così, perché sennò lo tiro giù. Vai! Preso! Attenzione! A vita piena l'ho catturato, eh! Machop sarà al 12. Calcio basso? Un tipo erba mi farebbe comodo. Almeno mi faceva comodo un tipo erba prima. Allora, adesso da qua andiamo su. Ok, entriamo. Subito. Allora,
Adesso che possiamo utilizzare spaccaroccia, posso fare così. Ma io non gliel'ho insegnata, però l'ha fatta lo stesso. Ok, rocciotomba. Qui non possiamo andare. Ok, quindi dobbiamo andare di qua. E siamo arrivati a... non lo so. Dopo aver battuto le gemelline siamo arrivati... aspetta che lì c'è una Pokéball. Bidoof. Ma poteva apparirmi qualcuno che non avevo ancora preso? Mitraglia! Una mossa di tipo erba. Allora, siamo arrivati a Giardin Fiorito. Ok, molto bene ragazzi, direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima, ciao belli.